amici, lui è Daisy e io sono Bo, il mago. Siete pronti a partire? Dobbiamo scoprire cosa provoca queste scosse. C'è soltanto una persona che può saperlo. Il mago! Ho bisogno del vostro aiuto per farlo apparire. Volete aiutarmi? Vi va! Grazie mille, amici miei! Ma vi avverto, bisogna impegnarsi molto per riuscirci. Dobbiamo entrare nella bozzona! La bozzona! Coraggio, amici cari! Liberate lo spazio davanti a voi in modo da potervi muovere. Spostate quei giocattoli e tutto il resto, così entreremo in azione presto presto. Quasi pronti. Ecco! Finalmente siamo pronti a far apparire il mago. Mettetevi al centro della vostra bozzona. Puntate il dito in aria, così. Adesso ruotatelo per benino. Continuate a ruotarlo. Veloce, veloce, più veloce! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date. E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate! Funziona! Mi state davvero aiutando! La vostra energia sto sentendo! Ora con l'altra mano. Ruotate, ruotate, ruotate! Il mago sta per arrivare! Massima potenza! Ce l'abbiamo fatta, amici miei! Siamo riusciti a farlo apparire! Salve, Daisy e Bo! Che cosa mi dite? In realtà, mago, speravamo potessi dirci tu come mai il castello sta... Non ditemelo! Volete sapere perché oggi il castello trema tutto? Proprio così! Oh, sei davvero un mago saggio! Chi potrebbe essere stato? Fatemi vedere! Ah, come immaginavo, è la creatura delle scosse. La creatura delle scosse? E che cosa sarebbe? La creatura delle scosse tutte le cose fa tremare. È come un grosso terremoto quando si mette a camminare. Vedete? Per essere una creaturina così piccola, ha i piedi enormi e il passo pesante. Così trema tutto quando cammina per strada come un gigante. Vuoi dire che la creatura delle scosse farà tremare tutto il mondo ogni volta che camminerà da qualche parte? Temo proprio di sì, Bo. Troppo tremolante. C'è soltanto una cosa da fare. Troveremo la creatura delle scosse e le impediremo di far tremare tutte le cose del mondo. Per trovare la creatura delle scosse, dovete entrare nella camera delle porte. La camera delle porte! Aprire tre porte, non una di più. Dietro la porta numero 3 troverete ciò che cercate. Ecco, guardate! La creatura delle scosse! Trovate quelle tre porte e troverete la creatura delle scosse! Grazie mille, mago! È
stato un piacere. Ora sarà meglio che voi e i vostri amici entriate in azione. Quindi bisogna trovare tre porte. Per far apparire la prima porta, dobbiamo correre sul posto. Siete nella vostra bozzona? Bene! Allora conto fino a tre, poi correte con me. Uno, due, tre, via! La camera delle porte! Coraggio, amici miei! Muovetevi veloci oppure lenti, ma aiutatemi! Forza, forza, forza! Potete marciare o camminare, ma non vi potete fermare! Oh oh! Sto esaurendo la mia energia! Correte con me, amici! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date! E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate! Correte tutti quanti! Dobbiamo arrivare a quella porta! Massima potenza! Forza, amici, correte! La porta! Ce l'abbiamo fatta, amici miei! Siamo arrivati alla nostra prima porta! Guarda! Che cos'è quello? Penso che sia uno scoiattolo! Ma sembra che stia volando! Entriamo per vederne uno. È chiusa. Ci occorre la chiave. Una chiave volante. Sapete come si acchiappano le chiavi volanti? Volete aiutarmi? Super fantastico! Allungatevi più che potete. Come una torre. Mettetevi sulle punte dei piedi. Allungatevi! Se ci allungheremo, la chiave prenderemo. Più in alto che possiamo, sulle braccia tendiamo. E saltiamo! Chiave presa! Ottimo lavoro, amici miei! Passiamo la porta dello scoiattolo, andiamo! Venite con noi! Un campo! Ed è pieno di piccole buche! Però niente scoiattoli volanti! No! Per caso vedete la nostra prossima porta? Ah! Guarda! Eccola lì! Proprio dall'altra parte del campo! Andiamo, amici miei! Credo che sarà super facile! Scoiattoli! Oh oh! Altre scosse! Wow! Scoiattoli volanti! Come facciamo ad arrivare alla nostra porta con tutti questi scoiattoli che ci volano intorno? Benvenuti nel campo degli scoiattoli volanti! La creatura delle scosse proprio qui nei dintorni sta camminando! E in questo modo gli scoiattoli volanti in aria sta mandando! Non potete oltrepassarli mentre sono in volo! Dovete camminare sotto gli scoiattoli volanti, stando attaccati al suolo! Stare attaccati al suolo per passare sotto gli scoiattoli volanti! Che strano modo di entrare in azione! Per stare attaccati al suolo e passare sotto gli scoiattoli volanti, dovrete imitare un animale! Imitare un animale! Amici miei, potete aiutarci a scegliere un animale? Secondo voi, quale animale dovremmo imitare per stare attaccati al suolo e passare sotto gli scoiattoli volanti? Un canguro che salta! Un insetto che cammina! Una foca che applaude! Un insetto che cammina? Ottima scelta! D'accordo, amici miei! Per stare attaccati al suolo e passare sotto gli scoiattoli volanti, dobbiamo camminare, camminare, camminare come un insetto! Guardate me! Daisy è un perfetto insetto che cammina! Diventiamo tutti insetti che camminano! Siete nella vostra bozzona? Bene!
Allora conto fino a tre. Poi fate come me. Uno, due, tre. Via! Fate come me, chinatevi su mani e ginocchia. Cercate di camminare come un insetto. Camminate, amici! Fate attenzione agli scoiattoli volanti mentre camminate. Andate veloci più in basso che potete e passate sotto di loro. Continuate a camminare, amici! Oh oh! Mi serve più energia! Camminate con me, amici miei! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date! E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate! Camminate, amici miei! Sì! Mi state davvero aiutando! La vostra energia sta sentendo! Massima potenza! Camminate veloci, resistite ancora un po'! Stiamo per arrivare alla porta! Camminate solo un altro pochino, amici! Ce l'abbiamo fatta, amici! Abbiamo superato gli scoiattoli volanti! Ci siamo riusciti anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo! Ballate con noi! Vediamo che ballo sapete fare, poi! Andiamo, amici! Ballate con me! Davvero un bellissimo ballo, amici miei! La seconda porta! Guarda! Una iena! Sembra che stia saltando un ostacolo! Una iena sportiva! Sarà divertente da vedere! È chiusa! Ci occorre un'altra chiave volante! Volete aiutarmi ancora? Super, super fantastico! Allora allunghiamoci! Come un albero! In punta di piedi! Allungatevi! Se ci allungheremo, la chiave prenderemo! Più in alto che possiamo, sulle braccia tendiamo! E saltiamo! Sì! Presa! Grazie, amici miei! Oltrepassiamo la porta della iena che salta gli ostacoli! Da questa parte! Sembra che stia per iniziare una gara! Con le iene! Non è il momento di guardare la gara, Daisy! Dobbiamo entrare in azione! Per caso vedete la nostra ultima porta? Guarda! Eccola lì! Proprio dall'altra parte della pista! Andiamo, amici miei! Credo che sarà super facile! Scosse! Scommetto che la creatura delle scosse sta camminando qui vicino! Veloci, amici miei! Andiamo, prima che le scosse comincino di nuovo! Si sposti, per favore, signor Struzzo! Perché questo struzzo vestito da arbitro non ci lascia passare? Benvenuti al raduno delle iene che fanno la corsa ad ostacoli! Le iene sono pronte a saltare, ma la creatura delle scosse sta facendo cadere gli ostacoli, così hanno difficoltà a gareggiare! Quando la gara comincerà avranno bisogno di voi per sollevare gli ostacoli che cadranno, ma dovrete muovervi veloci per prenderli, così le iene saltarli tutti potranno! Muoverci veloci e prendere gli ostacoli che cadono. Ma come possiamo fare? Per muovervi veloci e sollevare gli ostacoli che cadono, dovrete imitare un animale! Imitare un animale! Amici miei, potete aiutarci a scegliere un animale? Secondo voi, quale animale dovremmo imitare per muoverci veloci e sollevare gli ostacoli che cadono in modo da permettere alle iene di completare la loro gara? Un cavallo che galoppa? Uno scoiattolo scavatore! Un pesce che nuota! Un cavallo che galoppa? Ottima idea! D'accordo, amici miei! Per muoverci veloci e sollevare gli ostacoli che cadono durante la gara,
Dobbiamo galoppare, galoppare, galoppare come un cavallo. Guardate come galoppo! Fantastico galoppo, Daisy! Trasformiamoci tutti in cavalli che galoppano! Siete nella vostra boozona? Bene! Allora io conto fino a tre e poi fate come me! Uno, due, tre... Galoppate! Whee! Forza! Sollevate le ginocchia e saltate! Andiamo, galoppate come un cavallo! È divertente! Miei. Ops! Attento agli ostacoli, Daisy! Galoppate, cavalli! Dovete stare davanti alle iene che corrono! Per raggiungere gli ostacoli, cercate di andare più veloci che potete! Continuate a galoppare! Oh oh! Ho poca energia! Galoppate con me, amici! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date! E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate! Galoppate veloci, amici miei! Scommetto che potete farcela! Sì! Mi state davvero aiutando! La vostra energia sto sentendo! Massima potenza! Galoppate, galoppate! Solo un altro pochino! Quando la gara terminerà, saremo vicini alla nostra porta! Amici miei, abbiamo sollevato tutti gli ostacoli per le iene. Ci siamo riusciti anche grazie a voi. È ora del ballo di Bo, ballate con noi. Vediamo che ballo sapete fare poi. Andiamo amici, ballate con me. Ballo, amici! Credo che quella iena voglia regalarti delle scarpe da ginnastica, Daisy. Grazie. Wow! Sono morbide e super leggere! Devono essere delle scarpe da ginnastica proprio super comode. Oh, sembrano così morbide che di sicuro saranno più leggere dell'aria. Dovresti portarle con te, Daisy. Non si sa mai. Potrebbero tornarci utili più tardi, sai? La terza porta! La creatura delle scosse! Non è chiusa! Andiamo, amici miei! È il momento di impedire alla creatura delle scosse di far tremare tutte le cose del mondo! Sembra quasi che ci sia stato un terremoto! Amici miei, indovinate un po' chi vive qui? Oh! 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 Lo so io! Oh! La creatura delle scosse! Oh! Avete visto? Ha davvero dei piedi molto grandi! Se solo ci fosse un modo per rendere i suoi passi meno rumorosi e pesanti! Queste! No, grazie, Daisy. Non posso provare le tue scarpe da ginnastica morbide più leggere dell'aria. Sto provando a pensare a qualcosa che... Aspetta un momento! Le scarpe da ginnastica super morbide più leggere dell'aria renderebbero perfino il piede più pesante leggero come una piuma. Ogni passo che la creatura delle scosse farà sarà leggero e morbido. Bravo, draghetto Daisy! Sei un vero genio! Datti da fare! Amici miei, state a guardare! Creatura delle scosse! Guarda un po' che cosa ti ho portato! Beh, guardate come si diverte! Le piacciono! Adesso i suoi piedi non sono più pesanti e rumorosi! Sono soffici, morbidi e leggeri!
E soprattutto niente più scosse. E finalmente la creatura delle scosse non provocò più scosse, felice e contenta. Ecco, ogni cosa è tornata al suo posto dopo tutte quelle scosse. Wow! Adesso cos'è che fa traballare il castello? Oh, è Daisy! Forse dovresti andare fuori a giocare a campana, Daisy! Ah! Ci siamo davvero dati molto da fare oggi, amici! Abbiamo impedito alla creatura delle scosse di far tremare tutte le cose del mondo! Anche grazie a voi! Siete ancora nella vostra boozona? Allora facciamo un altro ballo di Bo! Il ballo di Bo più sfrenato di tutti! Ci siamo riusciti, anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo, ballate con noi! Forza, vediamo che ballo sapete fare, poi! Coraggio, amici miei! E ricordate!